Io non rischio. Buone pratiche di protezione civile. Cari amici, sono Marco, volontario della Croce Verde di Civitella Roveto e comunicatore della campagna Io non rischio 2020. Insieme a Gianni stiamo andando nel borgo di Morino Vecchio, un luogo dove il tempo si è fermato il 13 gennaio del 1915. Parliamo quindi di un paese che ha riportato una ferita mai rimarginata, quella del terremoto. Sì, iniziamo da qua la nostra visita. Questa era una delle strade principali di accesso al paese, questa era l'osteria e questa era via Cervito che veniva dal fondovalle, dal fiume e portava proprio all'ingresso principale del paese. Adesso ci avviciniamo alla parte centrale del paese. Qui ci avviciniamo verso la piazza della chiesa principale e del campanile. Questo era il nucleo del centro abitato di Morino. Sono passati più di 100 anni e come potete immaginare non è come adesso. I soccorsi tardarono ad arrivare, i pochissimi sopravvissuti non avevano più un tetto. Tutta la zona rimase isolata, il freddo, la neve. Gianni, come mai una scossa di terremoto ha provocato così una grande catastrofe? Allora, per quanto riguarda questo abitato, di sicuro ha inciso molto l'aspetto geologico, perché questa collina, diciamo, ha delle caratteristiche geologiche tali da amplificare quelle che sono le onde sismiche. L'altro problema è legato dalla qualità dell'edificato. Gli edifici erano quasi tutti edifici costruiti in pietra, ma pietra, come possiamo vedere, fondamentalmente di fiume, non squadrata e non lavorata, e quindi diciamo i movimenti causati dal sisma hanno causato danni ingenti. Per quanto riguarda le vittime, però, c'è anche da dire che gran parte delle vittime ci sono state perché sono state coinvolte nel crollo della chiesa. Era la mattina presto, c'era la novena di preparazione alle festività di Sant'Antonio e molte persone si trovavano in chiesa. Molti dei deceduti di questa zona del paese furono ritrovati proprio all'interno della chiesa. Questa è una situazione molto particolare, però c'è anche da dire che l'intensità del sisma è stata tale che comunque danni ce ne sono stati anche in altri paesi vicini, che non hanno però subito devastazioni come questo. Cioè, questo paese è stato completamente raso al suolo, sono rimaste in piedi, oltre al campanile alle nostre spalle, solo altri 3 edifici che erano di recente costruzione e con tecniche costruttive più moderne rispetto al resto. L'altro problema è stato legato al fatto che comunque, trattandosi di un agglomerato, diciamo sulla collina, il crollo di un'abitazione ha causato un effetto domino e quindi, diciamo, c'è stato un effetto moltiplicatore per quanto riguarda i crolli. Questa era la casa del sindaco, l'unico edificio che è rimasto in piedi, era in fase di costruzione quando c'è stato il terremoto. L'unica foto che abbiamo del paese prima del terremoto riporta questo edificio in fase di costruzione. È rimasto qualcosa in piedi proprio perché di recente costruzione, anche di migliore fattura rispetto al resto del paese. Abbiamo voluto portarvi qui per farvi riflettere e suscitare voi un senso di responsabilità, ma soprattutto di prevenzione. Qui non c'è memoria storica del terremoto. Il Morino Vecchio è rimasto quasi per molti anni un tabù, nel senso che era un posto dove ci si andava tutto al più a fare le scampagnate sulla piazza, però nessuno ne parlava, non fa parte di una... cioè non c'è un proverbio, non c'è una cosa, non c'è un ricordo. E anche, diciamo, gli anziani, quelli che almeno io ho conosciuto, parlavano più volentieri. Mio nonno, per esempio, mi raccontava più le cose della guerra. Cioè il terremoto qui è stato rimosso dalla... Questo è, diciamo, ho cercato anche di approfondirlo, ma è stato proprio rimosso, cioè era una cosa che dimenticata.
Il borgo di Morino Vecchio, prima del terremoto, era praticamente il capoluogo e raccoglieva gran parte della popolazione del territorio. All'interno del borgo erano presenti tutte le attività, diciamo, necessarie per la sopravvivenza del paese, che era raggruppato proprio sull'attuale collina, dove è rimasto in piedi fondamentalmente solo il campanile, e tutto intorno c'erano piccole borgate. Il paese era un paese abbastanza popolato, cioè una popolazione quasi di 2000 abitanti, che è più di quella che attualmente vive nell'intero territorio di Morino. E ci sono i ruderi di quella che era la vita, del tessuto urbano dell'epoca. All'interno dell'abitato poi c'era, oltre al forno comunale, è rimasto ben poco di altro, degli edifici come per esempio il frantoio, c'era il frantoio per la molitura delle olive. Il paese fu praticamente poi abbandonato a seguito dell'impossibilità di ricostruire, di questa volontà di ricostruire altrove, legata anche a speculazioni che, diciamo, purtroppo ci sono state non solo su questo territorio ma un po' su tutti i paesi. La caratteristica di Morino Vecchio è che attualmente è l'unico, diciamo, borgo totalmente abbandonato dopo il terremoto del 1915, perché sul resto della Valle Roveto e della Marsica, fatta eccezione per una frazione di Gioia dei Marsi, attorno ai vecchi centri è stato ricostruito, sono state recuperate tutte le case costruite attorno ai vecchi centri. Da noi invece è successo il contrario, i materiali sono stati utilizzati per ricostruire le case a valle. Tant'è che quello che resta oggi in piedi non è quello che è rimasto dal terremoto, ma quello che è rimasto dal terremoto e dalla ricostruzione che è stata fatta a valle.